Siamo le esperte CA di ASPOC. Abbiamo bisogno di materiali in simboli da diffondere sul territorio per i ragazzi con bisogni comunicativi complessi. So io chi chiamare. Rispondo io. Certo, perfetto, abbiamo una missione. Andiamo. Siamo di ASPOC, siamo al liceo linguistico Manzoni. Siamo qui per compiere una missione. Andiamo. La finalità di questo progetto è creare un contesto scolastico inclusivo anche per ragazzi che abbiano difficoltà cognitive attraverso la creazione di materiale didattico semplificato e tradotto in simboli che possa essere quindi facilmente accessibile a tutti. Allora ragazzi, oggi parliamo delle piramidi. Le piramidi sono uno dei monumenti più famosi dell'antichità. La piramide è una forma geometrica, è un solido geometrico caratterizzato dalle facce triangolari. Quindi potremmo anche soffermarci proprio sul significato del triangolo. Chi ha difficoltà di accesso al codice della lettoscrittura, quindi fa fatica a comprendere un testo soltanto in alfabetico, non trae dal testo appunto scritto in lettere un beneficio per la comprensione del contenuto. Per cui è necessario, in questo caso è stato molto d'aiuto, abbinare ad ogni parola un simbolo che ne spiegasse il significato e rendesse il contenuto più facilmente comprensibile. I famosi piramidi sono tre, quella di Cheope, quella di Kefren e quella di Micelino. Buongiorno ragazzi, siamo le responsabili ASPOC, associazione segreta per lo sviluppo del potenziale cognitivo. Siamo qui per consegnarvi il materiale necessario al vostro prossimo progetto. Il lavoro in classe ha riguardato la rielaborazione, la modificazione, la semplificazione dei testi. Gli alunni, grazie alla semplificazione di questi testi, sono riusciti a mettere in atto una serie di strategie di comunicazione e a fare anche riflessioni linguistiche importanti. Questa è la prima fase. Stiamo scrivendo dei testi di facile comprensione per tutti, riguardanti i temi che trattiamo a scuola. Finita questa fase, ci trasferiremo in sede ASPOC per continuare il lavoro. Fra i tanti progetti di alternanza scuola-lavoro che consentono alla scuola, consentono al liceo Manzoni di stipulare delle convenzioni con tantissimi soggetti, aziende, associazioni del terzo settore, università. Il progetto con ASPOC ha sicuramente dei valori aggiunti. Primo obiettivo completato. I ragazzi sono stati informati. La nostra missione continua qui all'ospedale Manzoni di Lecco. Intervisteremo il professor Martinelli per verificare la fattibilità del nostro progetto. Teniamo conto che la comunicazione aumentativa alternativa è un mezzo di lavoro straordinario per quei bambini che presentano delle difficoltà di comunicazione gravi. È stato calcolato che in Lombardia ce ne sono almeno 8.000 di questi bambini, per i quali interventi di questo tipo potrebbero essere molto utili. Noi qui a Lecco ci serviamo della comunicazione aumentativa alternativa proprio per questi bambini che per svariati motivi faticano a comunicare attraverso il mezzo linguistico. La missione continua, siamo qui davanti alla sede dell'ASPOC. Andiamo a vedere come procedono i lavori. Stiamo correggendo i testi scritti in classe, tra poco saranno pronti per la prossima fase.
In questa seconda fase del lavoro usiamo un programma chiamato SimWriter per tradurre nel linguaggio in simboli i testi preparati in classe. Ora mettiamo le immagini su LibreOffice. Questa è l'ultima parte del nostro lavoro. Questi sono appena arrivati dalla tipografia, adesso vanno consegnati nelle scuole. La comunicazione aumentativa alternativa è una modalità di intervento che sostiene la comunicazione sia in entrata che in uscita attraverso diversi strumenti. Lo scopo è quello di favorire l'inclusione e la partecipazione dell'individuo in tutti i suoi contesti di vita. In questo progetto sono state realizzate delle dispense scolastiche in simboli VLS utilizzando le linee guida del Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa. Devi consegnarle a tutte le altre scuole, agli ospedali e alle biblioteche. Va bene, perfetto. La missione è conclusa. Adesso le dispense verranno consegnate. Abbiamo imparato a confrontarci, a collaborare l'uno con l'altro, aiutandoci a vicenda. La Biblioteca di Lecco ha partecipato al programma dell'alternanza scuola-lavoro con lo scopo di illustrare ai ragazzi dei licei l'attività che le biblioteche fanno in relazione agli e-book, con l'obiettivo di raggiungere il maggior numero di persone che possono presentare problemi nella lettura attraverso dei documenti facilitati. Questo è solo l'inizio.